Ecco, questa manifestazione quest'oggi come sta andando? Prima di tutto vedo molta gente a Caccuri. Infatti, e quando si fanno manifestazioni fuori periodo, diciamo, chiamiamolo così, vedo che la gente risponde bene, perché giustamente sono paesini piccoli che non hanno sbaghi e quindi ogni cosa che si fa è un qualcosa di positivo. Poi questa comunque ha incuriosito molto, perché è la prima volta che si fa e credo proprio nel... Si parla del Sambuco. Vogliamo spiegare cos'è? Allora, il Sambuco, per quello che sono riuscita a fare in questi giorni, praticamente sta pianta si usava molto nei tempi andati qua a Caccuri per curare i raffreddori, la tosse, perché ha molte proprietà curative, diciamo. E siccome ce n'è tanta che cresce abbondantemente nelle nostre zone, mi aveva sempre incuriosito questo fiore. Dico, vediamo, anche perché qui da noi veniva utilizzata per fare la pitta cummaio, la classica pitta cummaio. Adesso parleremo senz'altro dei piatti che si possono preparare con il Sambuco, dei dolci. A lei chiedo, visto che è giovane, sì, ecco, come mai avete sostenuto questa iniziativa? Ma come diceva Anna, cioè concentrare tutte le feste in un periodo non conviene, quindi noi cerchiamo anche in periodi cosiddetti morti di popolare un po' il paese, anche se la popolazione non è molta, siamo pochi. Però bene o male abbiamo già provato anche con la festa della castagna e vediamo che qui in piazza la popolazione si raccoglie quando c'è un'iniziativa del genere. Poi oggi, a parte i vari prodotti, ci saranno anche dei giochi popolari, del karaoke, dei balli di gruppo, quindi cerchiamo di animare quella che sarebbe stata una normale giornata di festa così. Quindi sarà nutrito il periodo estivo di queste iniziative? Il periodo estivo di solito è sempre più nutrito. Quindi nel periodo estivo magari la gente arriva... Tornano gli emigranti e magari giorno per giorno ogni associazione propone qualcosa. Quindi ci sarà sempre da divertirsi a Caccuri. Ci sarà sempre da divertirsi. Per quest'estate c'è anche una nuova commedia scritta dal vicepresidente e la proporremo di nuovo qui a Caccuri. Questo vasetto, Sambuco sott'olio, ingredienti, fiori di Sambuco e olio. Semplicemente i fiori di Sambuco raccolti, fatti lavati, giustamente fatti asciugare e poi messi nei barattolini con dell'olio d'oliva, niente di più. In maniera casareccia, insomma. Casareccia con questi barattolini, con questo. O c'è già un'industria che fa questo qui a Caccuri? No, qui a Caccuri no. Non si sa mai, chissà, ci possiamo anche pensare eventualmente. Però praticamente questa è la classica ricetta, diciamo, anche se non ha nulla di che come ingredienti, che è per la classica pitta cummaio. Le nostre raccoglievano sti fiori, li mettevano sott'olio e poi ci facevano le pitte. Anche lo sciroppo ai fiori di Sambuco, avete voi imbottigliato così? Sì. Allora, questo qua è una cosa nuova, perché la prima volta che l'ho fatto, l'ho assaggiato, ho visto che era buono, ho trovato su internet, devo dire, tutte le ricette che ce n'è parecchie, quindi dico proviamo a farlo. E in effetti è molto dissetante, anzi dopo ve lo faccio assaggiare, che ce l'abbiamo già pronto. Non ci sono delle direttive dei nonni, per esempio? Qualche anziano che ricorda l'uso del Sambuco? Ci sono, il problema è che forse è difficile reperire in onnimo. E quindi... Principalmente era per la classica pitta, il Sambuco. E invece andando in giro per internet abbiamo visto che sono tantissimi i prodotti. Cioè io sinceramente non sapevo nemmeno io che col Sambuco si potessero fare tutte queste cose. Allora, per questa sagra vogliamo far vedere cosa avete preparato? Allora, signora diceva che questa è... Allora, qui c'è dell'acqua fresca, e poi per la preparazione è stato messo i fiori di Sambuco nell'acqua insieme allo zucchero e a 40 grammi di acido citrico, che sarebbe un'essenza di limone che è reperibile in farmacia. Quello lì gli dà questo gusto un pochino e bisogna farlo macerare 3 giorni, dopodiché si filtra, si fa bollire e diventa lo sciroppo da diluire con l'acqua, come il classico latte di mandorla, amarena, insomma tutti quei sciroppi da... È dissetante. È una bevanda dissetante
e per l'estate potrebbe essere una soluzione. Un'iniziativa fatta da un'associazione, l'avete sostenuta in qualche modo? Certamente, noi come amministrazione comunale intendiamo collaborare con le associazioni che sono presenti sul territorio, cercando in tutti i modi di dare un appoggio, dare un sostegno per portare avanti tutte queste iniziative che non fanno altro che dare risalto al nostro paese e promuovere tutto ciò che di positivo c'è nel nostro paese. Ecco, il fiore di Sambuco cresce spontaneamente. D'ora in poi chi ci ascolta andrà a cercarlo per avere queste ricette. E cercare di portare a Cacuri visitatori, gente che per la prima volta vuole conoscere Cacuri sotto tutti i suoi aspetti, dall'aspetto culturale all'aspetto artistico, monumentale, nonché alla valorizzazione dei prodotti tipici locali di Cacuri.